peccato decadenza, non la possa accettare, tu sia venita e te liberare. L'esercito di liberazione è pronto a partire! Buongiorno! Stavo guardando questo testo, guardate che meraviglia, non c'è titolo più azzeccato, assolto per non aver compreso il fatto. Questo è un libro che ha scritto il mio amico, ora vi posso svelare anche qualche cosa anche su questa cosa, il mio amico Gino Sturniolo, ecco qua. Praticamente è un modo elegante per dire ad Accorinti sei un cretino, perché dici non ti prendo in considerazione, ti assolvo delle tue responsabilità perché non hai capito quello che fai, perché quando dici assolto per non aver compreso il fatto significa sei un cretino. Ecco qua. Questo testo è un libro, una mega jacuzzi che scrive Gino Sturniolo con un'altra consigliera comunale, eccola qua, Nina Lopresti. Viene scritto quando Gino Sturniolo si dimette da consigliere comunale. Gino Sturniolo era uno dei grandi sostenitori, non so se con Messina dal basso, dall'alto, scambiamo Messina, non lo so, del sindaco Accorinti. È stato eletto sindaco nel 2013, dopo due anni si è dimesso. Non è si è dimesso per candidarsi alla presidenza del Consiglio dei Ministri, o per candidarsi alla presidenza della regione siciliana. Potevamo anche comprendere che la sua notorietà, la sua competenza lo portava a una sfida ambiziosa anche per la città. No, lui si è dimesso e basta, cioè il classico disertore. Sotto il profilo politico, il classico disertore. Noi siamo molto amici con Gino e ho lavorato affinché
la sua candidatura si concretizzasse. Anche con qualche amico che mi chiese così, che ne pensavo, per la sua candidatura in Consiglio, ho detto assolutamente sì, perché è importante che ci sia Gino Sturniolo candidato. È una questione strategica, una questione di sinistra. Quindi è logico che sotto il profilo tecnico per noi è importante che ci sia un centro-sinistra spaccato, a conferma che il candidato della PD e di 5 Stelle è un candidato di destra, e il candidato giusto della coalizione centro-sinistra sicuramente sarebbe stato Gino Sturniolo. Questo io gliene do atto, e gli do anche atto della sua onestà politica, cioè quella di non piegarsi agli uomini di destra che sono i padroni della sinistra. E questo io l'ho riconosciuto. Ha cercato in questi anni così di fare qualche vagito sui nostri conti e gli abbiamo sempre risposto. Ieri è tornato ancora sulla questione dei conti. Cosa sostiene il mio amico Sturniolo? E cosa sosteneva in questo libro? Tanto faceva l'elenco di tutti i debiti, un libro simpatico, di tutti alla lobby degli avvocati, a chi risaliva il debito, le famiglie, tutto quello, per carità, una buona rappresentazione. Peccato che uno però che lascia il campo di battaglia è un disertore. Parliamoci chiaramente. Gino, tu ti sei sentito impotente al cospetto di un sindaco che non capiva, un'emerita minchia, te l'ha scritto tu, assolto per non aver compreso il fatto, significa sei cretino e quindi non meriti neanche di essere condannato. Non c'è cosa peggiore che si possa dire a un sindaco. Questo era rivolta da Corinti, cioè dopo 2 anni hanno litigato. Quindi tu, Gino, non hai fatto nulla per cambiare le sorti della città, diciamocelo chiaramente. Uno che tradisce il mandato elettorale, tu sei stato eletto per fare il consigliere comunale e per svolgere il tuo ruolo, e sei una persona che ti riconosco quantomeno un minimo di impegno nel leggere le cose, poi se le capisci a modo tuo è un'altra storia, per carità, questo lo lasciamo stare, però ti riconosco che quantomeno ti mette un minimo di impegno, a differenza di tanti asini volanti che ci sono in consiglio comunale, te lo riconosco. Cosa sostiene in breve, per fare così una sintesi e passare ad altri argomenti? Sostiene Gino Sturniolo che non è vero che la massa debitoria che noi abbiamo ereditato di 550 milioni di euro, il piano vale 550 milioni di euro, oggi è 142. E fa tutta una serie di ragionamenti strani. Io voglio solo dire 2 o 3 cosette a volo, ma sto replicando io perché. Perché la strategia del piano di riequilibrio è mia. A me è venuta l'idea di Salva Messina e con Federico Basile l'abbiamo messa su carta, con Federico Basile l'abbiamo progettata e l'abbiamo attuata. Qual è la questione? Non vi voglio annoiare con questioni tecniche. Fino a quando mi sono insediato io, non era stato fatto alcun abbattimento di debito con i creditori. Cioè nessuno ha chiamato realmente creditori, ci viene qua, ti do 10 e tu rinunci a 10. Si sono fatte 3-4 operazioni, probabilmente di 4 amici e basta, su 17.600 creditori. Non solo creditori, sentenze esecutive. Questi debiti, le sentenze esecutive, risalgono tutte prima del 2012. Perché nel frattempo, con l'approvazione del piano di riequilibrio del 2012, si è bloccato tutto. E quindi c'è stato questo scudo che ha ammazzato pure i creditori, perché non hanno potuto agire. Ebbene, la nostra amministrazione ha trattato quasi 16.500 posizioni debitorie, caro Gino. E come le ha trattate? In una maniera molto semplice.
Come fa un sindaco vero e degno di questo nome? Vede quello che ha in cassa, vede quello che può recuperare in una strategia pluriennale, chiama i creditori e dice: sente, vi ho detto, tu avanzi 10 milioni di euro, li avanzi da 10 anni, da 15 anni, in questi 10 milioni di euro c'è la sorte capitale e ci sono gli interessi, che per darvi una spiegazione tecnica, fatta a base 10 del valore di un credito, a distanza di 10 anni, in genere, cosa più cosa meno, guardate, la sorte capitale è metà e l'altra metà e sono interessi. Questa è un'analisi che anche i cretini sanno fare. Cosa ho fatto io allora? Ho stabilito di abbattere del 50% il debito e proporre ai creditori un accordo per il pagamento in 2 anni della rimanente sorte, cioè il 50%. Quindi il creditore che avanzava 10 dal comune di Messina, io gli ho proposto di prendersi 5 e di averlo in 2 anni. Io ho avuto la capacità di fare questi accordi, caro Gino Sturniolo. Sono accordi, non già accordi sulla carta, pagati. Hai capito? Abbiamo pagato. Ci sono i mandati di pagamento, i soldi dati, debito estinto, punto. Chiaro? E ti puoi andare a guardare uno per uno. L'ultima grande operazione di abbattimento che abbiamo fatto è stato con l'impresa Schipani. L'impresa Schipani, per un contenzioso che risale ad oltre 20 anni fa, ha una perizia del tribunale già omologata, come si dice tecnicamente, dove gli vengono riconosciuti 60 milioni di euro, di cui metà realmente sorte capitale, il resto risarcimento, interesse e quant'altro. 60 milioni di euro, signori, 60 milioni di euro. Ha voglia a aumentare imposte e tasse. Che ha fatto il sottoscritto? Riesce a far ragionare i rappresentanti dell'impresa Schipani, ora vi posso dire anche come. E prima di andarmene, il 31 di gennaio, prima di mandare la richiesta di rimodulazione, di modifica del nostro piano, ho chiuso l'accordo abbattendo questa richiesta di 60 milioni a 20 milioni. C'è l'accordo fatto, c'è la delibera fatta, ci sono i soldi da parte e dentro il 31 luglio, 31 agosto, non mi ricordo quando è il termine, bisogna formalizzare definitivamente l'accordo e portarlo in consiglio comunale. Ecco come si è abbattuto il debito, caro Gino Sturniolo. Quindi puoi parlare di tutto quello che vuoi, del sesso degli angeli, dell'autogoverno, dell'automichia, di tutto quello che vuoi puoi parlare. Però non ti consento di imitare i tuoi amici di destra che si sono accaparrati la sinistra e ti hanno buttato fuori dalla sinistra. O meglio, non li hai sostenuti e questo ti do, te ne do atto. Per quanto riguarda la situazione delle partecipate, caro Gino Sturniolo, vedi, ci sono delle regole societarie che si applicano anche per quanto riguarda gli enti pubblici. Se una società viene dichiarata fallita, ne risponde il capitale sociale. Dopodiché, se ci sono operazioni in frode ai creditori e c'è l'autorità giudiziaria che le accerta, ne risponderà poi di conseguenza chi ha fatto st'operazione. Ma attenzione, chi ne risponde? Gino Sturniolo. Perché qui devi avere l'onestà intellettuale di dire che a Corinti, l'amministrazione a Corinti è stata talmente brava da far prescrivere tutte le operazioni, tutte le azioni penali. Perché il danno che ha fatto a Corinti non è solo di non aver pagato un euro. A Corinti è quello che ci ha fatto uscire sull'Espresso nel 2016, giornale L'Espresso, per non aver preso 80 euro e comprare un cero votivo per la Madonna di Montalto. Quella è l'amministrazione a Corinti,
che oggi è tutta a sostegno di De Domenico. Lo stratega dei conti era Signorino, poi è stato buttato fuori, gli è stata tolta la delega al bilancio, è rimasto per altre deleghe. Avete capito? Quella era, siamo usciti sull'Espresso, chiaro, a non avere neanche la bontà, la sensibilità di prendere 80 euro della propria indennità. E allora a Corinti come sindaco aveva un'indennità di 7.500 euro lorde al mese. Poi io sono stato fortunato, quando sono arrivato l'hanno ridotta a 5.300 lorde. E vabbè, pazienza. Quella era l'amministrazione. E allora, per le partecipate, vedi, lo dicono le regole societarie. Si toglie il debito, la Corte dei Conti ha semplicemente detto fate un fondo rischi adeguato. E noi l'abbiamo adeguato, tutto qui. Quindi noi abbiamo avuto il coraggio di mettere in liquidazione l'ATM. Sturniolo, perché non devi essere onestamente o intellettualmente onesto? Perché non dici che ci hanno tentato tutti prima di me di mettere in liquidazione l'ATM azienda e non c'era riuscito nessuno? E che Cadeno De Luca, senza avere un consigliere comunale eletto, ha avuto la capacità di avere 23 voti dal consiglio comunale, compreso Antonietta Russo e Felice Calabrò, compreso loro due assessori designati oggi da De Domenico, e quindi ha messo in liquidazione un'azienda. E ora abbiamo avviato le procedure, ora, due anni fa, anche di fallimento, cioè di la liquidazione coatta amministrativa si chiama, e ancora siamo in attesa dei tribunali, siamo in attesa della regione. Vabbè, ma queste sono procedure che non ci riguardano. Abbiamo creato una nuova azienda e l'abbiamo fatta decollare. Sturniolo, perché non dici che abbiamo chiuso un mostro che non aveva bilanci dal 2003, che aveva accumulato una situazione debitoria di 83 milioni di euro? Ecco come stanno le questioni. Quindi assolto per non aver compreso il fatto, ecco qui, questo hai detto, ha dato del credino ad Accorinti, sono fatti vostri. Gino continua così, ti raccomando, tanto stasera vi confronterete anche col mio sindaco. Ci tenevo a farti queste precisazioni, sai, perché io in questi 4 anni sono stato sempre dialogante con tutti e nessuno ha avuto mai la capacità di smentire la nostra azione amministrativa. Nessuno. Noi abbiamo fatto relazioni, noi siamo andati sempre in consiglio comunale per chiedere il confronto. Nessuno. Quindi tu fatti la tua campagna elettorale, per carità di Dio, però su certi argomenti cerca di essere più preciso. Proprio per la stima che io ti porto. Va bene, capisco in questo momento la tua rabbia, perché tu dovevi essere al posto di De Domenico. Quella sarebbe stata una grande operazione, perché tu sì che comunque rappresenti una sinistra di ideali che io ammiro, che stimo. Però non vi fate contagiare cortesemente poi dalla mistificazione e dall'ipocrisia, perché quando poi si toccano argomenti seri come questo, sulla quale io ci ho messo la faccia, io ho rischiato, va bene? Perché nel momento in cui ho approvato nuovamente il piano di riequilibrio, la rimodulazione, la responsabilità dei debiti è passata sulle mie spalle. E una delle sanzioni, cari miei, delle sanzioni per chi diventa causa del dissesto, lo sapete qual è? Che per 10 anni ha l'interdizione da pubblici uffici, nel senso non si può candidare per 10 anni. Questo lo dovete sapere, che responsabilità mi sono preso io. Mi veniva più facile dichiarare il dissesto come volevano i 5 Stelle. I 5 Stelle volevano che io dichiarassi il dissesto. E non mi ricordo ora dove è andato a finire uno di questi. Di questi forse ora è andato a finire al candidato con Croce, mi pare Paolo Mangano, che in Consiglio Comunale sapeva dire solo 2 parole, sul dissesto c'è. Poi cosa significava? Non aveva idea, perché gli scrivevano 2 paroline e veniva a dirle in consiglio comunale. Glielo chiedevamo, ma che vuole dire? Boh, su dissesto c'è. Questo diceva sempre. E ora
da 5 Stelle, forse, mi pare, non hai idea, come cavolo andava a finire, non ne ho idea. Comunque, tutte queste transumanze non ci interessano, andiamo a sodo. Volevano che io dichiarassi il dissesto, volevano che io facessi saltare la città. Mi sono preso la responsabilità, insieme a Federico Basile, invece, di fare un nuovo piano di salvataggio che ha un nome e ha una denominazione ben precisa, cari miei. E il Salva Messina, operazione di risanamento e di rilancio della città. Ecco perché in quegli anni, cari miei, è cambiato tutto in città. Questo è, cari miei. Ora, il tema si sposta sul completare questo piano. Ecco perché abbiamo fatto il piano di rimodulazione. E attenzione, quando io di fronte alla Corte dei Conti, e io prima di andarmene ho posticipato di una settimana l'efficacia delle mie dimissioni, perché mi sono fatto io l'udienza alla Corte dei Conti, non ho mandato gli altri. E vi assicuro che è la prima volta che un sindaco si fa una, non difesa, una spiegazione di un'ora e mezza di fronte a 5 giudici, erano 5, il collegio era fatto da 5 giudici, dove ho spiegato in un'ora e mezza tutto l'impostazione del Salva Messina, di come ho salvato la città Tollato e di come l'ho rilanciata, perché la città in questi anni ha cominciato a respirare, ha cominciato ad avere servizi. Perché non basta risanare, bisogna dare i servizi. Ovvio, tanto ancora bisogna fare. Ma vi spiego una cosa. Per fare sistemare le buche in tutta la città ci vogliono 80 milioni di euro. Bene, noi ne abbiamo destinati in questi anni circa 10 milioni. Quindi noi 10 milioni, bene o male, per tappare 4 buchi, per togliere, per fermare il fenomeno delle radici che ci sono lungo la circonvallazione, le abbiamo spese 80 milioni di euro. Come si ricavano? E dal prossimo anno si ricavano, certo che si ricavano, perché con l'operazione che abbiamo fatto noi di presentare la nuova rimodulazione, dal prossimo anno, quella che era la rata, maxi rata per pagare i debiti, che era circa 30 milioni di euro l'anno, si riduce ad appena 10-12 milioni. Ecco perché in un'unica operazione abbiamo affrontato, al cospetto della Corte dei Conti, l'approvazione del nostro piano di salvataggio più la rimodulazione, per avere con un unico procedimento, l'approvazione e la rimodulazione. Ma d'altronde spiegare queste cose, ovviamente sono argomenti un po' complessi, fanno parte di chi ha una cultura e una competenza specifica, che ha un'esperienza sui bilanci, che ha fatto e che fa questo lavoro anche nella vita, perché mi sono sempre occupato di direzione aziendale, quindi è il mio lavoro, è il mio pane quotidiano, è lo stesso pane quotidiano di Federico Basile. Ecco come siamo arrivati ai risultati. Ora si potranno fare il piano straordinario, come mi dice Antonio Tudor, per le buche a Santa Margherita. Ma certo, ma le buche a Santa Margherita, auditori, ci sono da 20 anni, come ci sono ovunque. E allora in un po' di posti le abbiamo sistemate e ora noi l'abbiamo messo nel programma. Piano straordinario per il rifacimento di tutto il manto stradale, ovunque. Come abbiamo speso quasi 10 milioni di euro per il collegamento delle strade con i villaggi, con la città metropolitana. Oh, c'erano strade che non si metteva un goccio d'asfalto, da qualche parte non l'hanno fatto anche bene, e ora ovviamente faremo interventi del caso, per carità. Ma intanto si è intervenuto. Intanto si è fatto questo, cari miei, si è fatto questo e si vede, e oggi si può fare di più grazie al lavoro che abbiamo fatto noi. Vedi, Gino, noi non siamo fuggiti dal problema, noi non ci siamo dimessi perché ci siamo sentiti incapaci,
noi ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo presi le responsabilità degli ultimi 30 anni di mala gestio. Questo abbiamo fatto. Ecco perché la città ha respirato da un lato. Dall'altro abbiamo riorganizzato i servizi, dall'altro abbiamo progettato e fatto arrivare oltre 1,2 miliardi di euro di finanziamenti, e ora tutto questo ovviamente fa gola. Certo che fa gola, cari miei, e naturalmente anche questo, lo vedete, è frutto. Qua domenica prossima a Piazza San Vincenzo, domenica prossima distribuiremo questi, ne abbiamo stampate 500 copie, il programma di quello che abbiamo fatto e il programma di quello che continuerà a fare il nostro candidato a sindaco, Federico Basile. Questi sono fatti e della nostra storia. Ecco perché diamo fastidio a chi è abituato ad utilizzare le istituzioni come un bancomat, chiaro? È su questo che noi abbiamo sempre chiesto di confrontarci, ma non c'è stata sorta in consiglio comunale di avere consiglieri comunali all'altezza del confronto. Ora si vogliono confrontare a 15 giorni dalle elezioni, e per 3 anni e mezzo che avete fatto vi siete grattati le palle, scusatemi. Quando noi abbiamo presentato le relazioni in consiglio comunale per dibatterle, perché avete avuto paura e non le avete voluto discutere? E quindi io ora dovrei dare visibilità a 4 scecchi volanti che hanno impiegato per approvare il piano Tari. L'hanno approvato ieri, dopo 4 mesi. Dopo 4 mesi che se lo sono palliati a discutere del nulla. 5 commissioni consiliari, 3 o 4 sedute di consiglio comunale per un atto dovuto. E poi mi ritrovo anche Michele Barresi della UIL che mi attribuisce l'aumento di 10 milioni di euro in 3 anni e mezzo, che non ha l'onestà intellettuale di dire chiaramente che quell'aumento è dovuto solo ed esclusivamente all'aumento dei costi per portare in discarica i rifiuti. E meno male che noi siamo al 55% di raccolta differenziata e abbiamo risparmiato altri 10 milioni di conferimento, perché sennò l'aumento sarebbe stato di 20 milioni. Non c'è l'onestà di dire quanto è aumentata la Tari a Palermo e a Catania, perché sono fermi ancora al 10%. E poi mi dite che i sindacati non fanno politica? Non hanno l'onestà intellettuale di dire come stanno le cose? E allora la Tari con noi è aumentata dell'1,5% un anno e dell'1,5% un altro anno. Chiaro, l'aumento che c'è stato ora era dovuto esclusivamente, purtroppo, al fatto che non esiste un presidente della regione, non esiste un piano dei rifiuti serio, non esistono le infrastrutture, e assistiamo purtroppo a quella che è il giro turistico dei rifiuti per la Sicilia. Le cose stanno così, e se oggi si possono fare altre 140 stabilizzazioni è perché con noi la raccolta dei rifiuti è diventato un servizio efficiente ed efficace che ci invidiano tutti. La raccolta differenziata porta a porta, che contesta anche questo passaggio il buon Barresi. Barresi, ci hai mai detto, ci hai mai dimostrato qual era il modello alternativo? Perché io dico sempre una cosa nella vita: tutti abbiamo diritto di osservare perché abbiamo gli occhi, tutti abbiamo diritto di criticare perché abbiamo la bocca, però non abbiamo diritto di demolire ciò che non ci piace senza avere la capacità di spiegare il perché, una, e di proporre il modello alternativo. Perché quando non si ha la capacità di spiegare perché non funziona, perché non piace, e non si ha la capacità di proporre l'alternativa, e allora quale diventa il compito? Quello di demolire a fondo perduto? Sì, bene, di questi signori ne abbiamo affrontato tanti in questi anni, con i fatti li abbiamo travolti. Oggi il modello Messina, grazie a Messina Servizi, grazie alla raccolta integrale porta a porta,
con 48 villaggi, una cosa, 48 villaggi che non ha nessuna città, cari miei. Lo sapete, è il modello. Nel meridione è l'unica città, capoluogo, che ha la raccolta integrata porta a porta, integrale. È solo Messina. Chiaro? E Giuseppe Schepis qua mi sta ricordando, abbiamo mantenuto anche una parte della scontistica, bene, sulla quale noi abbiamo sempre detto siamo d'accordo. Questi sono i risultati. Ma perché Messi? Perché, vedete, Lega Ambiente ci ha dato due riconoscimenti, due. Lega Ambiente ha detto all'amministrazione De Luca, bravi, qua ce l'ha attestato, siete bravi, perché quello che avete fatto voi non l'ha fatto nessuna città del meridione. La raccolta differenziata, la percentuale che abbiamo noi oggi, c'è solo a Salerno, perché ha gli impianti. Lì c'era il sindaco tale De Luca che ha fatto gli impianti, ma non c'era il governatore della regione Nello Musumeci, come qua. I soldi non si sanno dove sono andati a finire per fare gli impianti di secondo livello, 65 milioni di euro. Non si sa dove sono andati a finire, ma se si facevano gli impianti non avevamo questi aumenti smisurati. Ma noi dobbiamo continuare, perché l'obiettivo 65% è importante. È importante per una questione di civiltà, perché non accetto che il buon Musumeci ci dica che siamo trogloditi. Ci dice che la raccolta differenziata in Sicilia non decollerà mai per una questione culturale, e quindi deve fare gli inceneritori due perché deve bruciare l'indifferenziata. Oh, Musumeci, ma veramente ci prendi per cretini? Ma dove è scritto che negli inceneritori si porta l'indifferenziata, si porta quello che è il residuo secco? Ci dici che facendo gli inceneritori non abbiamo più la munizia nelle strade? La munizia nelle strade non si ha più se si organizza per bene il servizio e si eliminano i cassonetti, come abbiamo fatto noi, prima a Santa Teresa e ora a Messina. Questi sono i risultati, cari miei. Va bene? Quando si parla di fatti amministrativi, caro Nunzio Coglitore, non c'è spesa per nessuno. E mi incazzo, lo sapete perché? Perché questo, noi abbiamo buttato il sangue 3 anni e mezzo. E tutta Italia ci riconosce i risultati. E ci troviamo noi a Messina con qualche deficiente che deve sporcare la nostra città, realmente parlando, a vanvera inutilmente. Ma come? Nel resto della Sicilia, nel resto d'Italia, Messina è il modello da seguire. Capacità di spesa prima in Italia. Velocità dei pagamenti prima in Italia. E mi dispiace che in questo momento qualcuno sta anche facendo ostruzionismo per pagare i lavoratori della Messina Social City. Qualcuno dice che non c'è liquidità nelle casse. Chi è che dice questo? È un grande bastardo. Mi dovete scrivere nome e cognome di questo bastardo o bastarda che dice che non c'è liquidità nelle casse del comune. Lo dico io, bastarde, lo sapete perché? Perché al di là se sono arrivati o meno i trasferimenti per una questione di carte, perché abbiamo i bilanci approvati, abbiamo tutto, a differenza di altri comuni, dovete sapere che la città di Messina, il comune di Messina, ha un'anticipazione di cassa, di tesoreria, di ben 60 milioni di euro. Quindi pure che non c'è un euro in cassa, può chiedere l'anticipazione alla banca, come per legge, fino a 60 milioni di euro. Avete capito? 60 milioni di euro. Gli stipendi della Messina Social City, guardate, di un mese, se facciamo i conti, non saranno neanche probabilmente 2 milioni, 1,5 milioni, non lo so di preciso. Questo è. E voi pensate
che non ci sono i soldi. Se qualche bastardo, bastarda, lo sta facendo perché deve creare il caso, ecco, io qua poi vado di testa. Vado, gli faccio una bella diretta Facebook e la mando, lo mando a cagare, praticamente, perché non solo quello di un ladro o ladra che non fa il proprio dovere e si fotte lo stipendio, ma eppure bastardo o bastarda. E allora, finora, quando c'è stato il sindaco De Luca e il direttore generale Federico Basile, gli stipendi sono stati presi sempre, non il 27, il 26 in anticipo, sono stati presi, le partecipate l'hanno preso sempre secondo accordo, non c'è stato un giorno di ritardo, non c'è stata mai un'occupazione del Consiglio Comunale, dei lavoratori della Messina, della Messina Servizi, dei lavoratori dell'ATM. Questa è buona amministrazione. Ma è possibile che nessuno si pone questa domanda? La ragioneria dice che non c'è liquidità. Ditemi nome e cognome che oggi faccio una telefonata. Mi permetto di fare una telefonata. Io sono uscito il 14 di febbraio da Palazzo Municipale e non mi sono permesso di chiamare nessuno perché sono rispettoso. Però se si permettono di dire una cosa del genere, li vado a trovare personalmente, me ne frego, perché non consento che dopo il lavoro fatto, i soldi in cassa che ci sono, tenete conto che sono riuscito, tra le tante cose, con Federico Basile, a non utilizzare l'anticipazione di cassa. Si pagava di interessi 600.000 euro l'anno di interessi passivi alla banca, 600.000 euro l'anno, 600.000 euro l'anno, da quando sono arrivato io. C'è stata solo un'anticipazione di cassa per un mese perché il Consiglio Comunale mi ha fatto lo sgambetto e mi ha approvato in ritardo un consuntivo e abbiamo pagato 2.000 euro di interessi. Ebbene, da quando ci sono io non si pagano più interessi, né come comune, né come partecipate. 600.000 euro solo di interessi abbiamo risparmiato grazie alla riorganizzazione delle partecipate. E ancora qualche cretino si pone il tema: dovevi ridurre le partecipate. Ma che c'entra la riduzione delle partecipate? Bisogna ridurre i costi, che è diverso. E io ho ridotto i costi, io ho tagliato costi per 15 milioni di euro l'anno tra le partecipate e Palazzo Zacca, perché la riduzione delle partecipate qual è la finalità? Quella di rendere più efficiente, efficace ed economica l'azione amministrativa. Sono i tre principi cardini, è l'ABC, efficienza, efficacia ed economicità, sono i tre principi cardini dell'azione amministrativa che qualunque asino volante dovrebbe conoscere. Ebbene, non sono più efficienti i nostri servizi, non sono più efficaci, cioè danno un risultato maggiore rispetto a quella che è l'impostazione. Non abbiamo risparmiato. Come? Solo l'operazione Messina Social City ci ha fatto risparmiare 1,5 milioni di euro l'anno, solo su quello che era il rapporto con le cooperative, per dirvi. E allora gli stipendi sempre presi. E io ora posso consentire che qualche bastardo o bastarda si permette di dire che non pagano perché non c'è liquidità. E lo voglio dire ai lavoratori della Messina Social City: non è vero. Andate ad occupare la ragioneria, arrivata a sto punto, mi dispiace, ma lo devo dire qui pubblicamente. Se non vi hanno pagato lo stipendio, andate ad occupare la ragioneria. Se è la ragioneria il problema, attenzione, io non lo so dov'è il problema, ma una cosa è certa: i soldi ci sono, e quindi non c'è motivo per non pagarvi. Se per ora non c'è Federico Basile che prendeva le fatture, come si suol dire, da una scrivania all'altra per far camminare le cose, bello, mi dispiace, però si dica questo. Si dica la verità, non si dica che non c'è la liquidità,
perché la liquidità c'è. E aspetto smentite da qualche coglione, da qualche cogliona. Quindi, anche da questo, pure questo dobbiamo subire. No? Dobbiamo anche subire i lavori che non partono, per esempio. Lavori appaltati, fermi. Ora partirà finalmente la demolizione del Sea Flight. Sea Flight. Ho combattuto 3 anni per abbattere quel mostro. Finalmente, lavori consegnati e andremo lì a vedere la demolizione. Ho fatto il progetto, ho combattuto col demanio, abbiamo fatto i ricorsi, ho messo i soldi. Ecco perché ora si può buttare, cari miei, si può demolire. Perché qualcuno ci ha insistito e non ha consentito speculazioni. I soggetti che non interessati lì all'operazione mi odiano, sono nel libro nero. Pazienza, finalmente l'ecomostro è demolito grazie all'azione dell'amministrazione De Luca. Non capisco perché la piazzetta Sant'Agata non inizi i lavori, non capisco perché Piazza del Popolo o Piazza Cairone non hanno voluto iniziare i lavori, lavori già appaltati. Non capisco perché le stradelle che ci sono via Malvagna, via Cicerone e qualche altra, già appaltati là vicino a Piazza Duomo, non iniziano i lavori. Perché? Perché tutto questo rallentamento? Perché non dobbiamo far vedere alla gente il lavoro che è stato fatto prima? Non capisco perché non iniziano i lavori di riqualificazione di quel chiosco che c'è a Piazza Cairoli. ATM, perché? Cos'è che non vi danno l'autorizzazione per non occupare il suolo pubblico, mi dicono? Il comune, posso credere che lì siamo a questi livelli di ostruzionismo? Ah, come si vede che dobbiamo ritornare al più presto in quel palazzo, come si vede? E giustamente poi c'è chi si incazza, c'è chi si indigna, perché io vado, faccio le dirette Facebook, batto i pugni, mi incazzo. Ma voi pensate che il palazzo municipale è riuscito a dare questi servizi alle partecipate così? Federico Basile ci sbatteva ogni giorno, stanza per stanza, scrivania per scrivania. E ora, perché nei sondaggi Catero De Luca pare che stia superando Musumeci? Questo è l'argomento degli ultimi 2 o 3 giorni. Pare che Berlusconi, nell'ultimo summit che hanno fatto ad Arcore, a chi insisteva nel ufficializzare la candidatura come centrodestra di Musumeci, abbia uscito un sondaggio fatto da loro dove Musumeci va sempre calando e De Luca va sempre salendo. E ovviamente questo vi fa preoccupare, cari miei. Perché questo, secondo voi? E lo sapete che cosa ho sentito dire? Che stanno commissionando un sondaggio a livello nazionale su questo soggetto politico che sta lanciando Catero De Luca. Cioè, signori, quando io dico Messina protagonista, cosa intendevo dire? Oggi noi abbiamo un compito importante, quello di riscattare la nostra città dopo che non ha contato nulla per 20 anni nel panorama politico regionale e nazionale. E non vedo l'ora di, se li abbiamo, ci sono indiscrezioni, non vi parlo dei sondaggi di Messina, sono felice e sono contento e sono sereno. Infatti per me preferisco parlare di argomenti concreti, il resto lo lasciamo stare a chi vuole spalare merda per tutta la campagna, faccia pure, lì l'abbiamo detto, ormai ci sono i periti, ci sono gli avvocati in tribunale, come si suol dire, ci divertiremo. Ora dobbiamo completare la nostra campagna elettorale, non dobbiamo fare l'errore di farci distrarre.
e di rendere personaggi i mister nessuno, anche perché non mi pagano, perché almeno mi pagassero, almeno mi pagassero, niente. E allora in ambito regionale, come vedete, è saltata la designazione di Nello Musumeci. E questo è preoccupante, lo sapete perché? Perché vogliono arrivare a proporre a Cateno De Luca di fare il candidato del centrodestra. Ma io ve l'avevo detto mesi fa, che si sarebbe verificato come era successo a Messina nel 2018. Nel 2018, voglio ricordare sempre la storia, una settimana prima della presentazione delle liste, sono stato chiamato dal presidente Gianfranco Miccichè, il quale mi ha proposto di diventare il candidato unico del centrodestra e loro avrebbero ritirato Bramanti. In quel momento i sondaggi mi davano quarto su 5 candidati. Quindi io ovviamente avevo tutto l'interesse a fare l'accordo. Perché ho detto no? Per quale motivo? Perché ho detto chiaramente a Gianfranco Miccichè che io non mi sarei prestato a fare il pupo nelle mani di Genovese e di altra fezza politica che ha messo in ginocchio la città. E ho rifiutato di fare l'accordo. Dopodiché, siccome Messina alla fine è fatta fondamentalmente di persone intelligenti, io sono stato eletto sindaco contro tutto e tutti. Chiaro i miei? Contro tutto e tutti. Ora si verificherà lo stesso quadro. Faranno fuori Musumeci perché comunque gli ultimi sondaggi che hanno in mano portano Musumeci perdente. Di fronte a questo schema, con me in campo, col centrosinistra con il loro candidato e cioè con la Chinnici, perché sarà la Chinnici, io ve l'ho detto in tempi non sospetti. Lo schema che io prefiguro e che mi auguro è Chinnici candidata dal centrosinistra, Musumeci candidato dal centrodestra, Cateno De Luca candidato da voi e dal nuovo soggetto che partirà insieme ad altri leader, compagni di viaggio migliori di me, perché si dice mette di cucchide meglio dia e pizzi ci spese, così si dice, e non vedo l'ora che arrivi il giorno 28 maggio, sabato 28 maggio, ore 18:30, Piazza Duomo, per presentarvi Mister X, una persona meravigliosa, una persona bella, una persona intelligente, una persona migliore di me, e io mi onoro di stare al suo fianco per un progetto di riscatto del meridione. Ecco cosa succederà, cari miei, e non potete mancare. Domani vi aspetto pure alle 18:30 nel Rione Taormina, nella piazzetta del Rione Taormina, che c'è l'evento organizzato dalla lista Mai Più Baracche e dal nostro Ismaele Lavardera. Ci sarà l'evento, il comizio concerto organizzato proprio nelle casette e nelle baracche. Vi aspettiamo, vi raccomando. E domani sera lo dico a tutti i giovani. Dalle 22 in poi a Piazza Antonello, a voi il microfono. Ci sarà un dialogo complessivo con tutti voi. Potrete fare le domande che ritenete al nostro Federico Basile, a me, ai nostri assessori. Siamo lì a vostra disposizione. Aprirà il dibattito i nostri candidati al Consiglio Comunale, i più giovani. Questi sono gli appuntamenti. E domenica, vi raccomando, ore 18:30, Piazza San Vincenzo. Chi viene avrà una copia del programma con l'autografo di Federico Basile. Solo 500 copie ne abbiamo stampate.
solo 500 copie. Per averle dovete essere presenti e quindi ritirarveli con la firma del nostro Federico Basile. Seguiteci anche oggi, qua ultimo argomento, il nostro tour. Io sto facendo questo tour di ringraziamento e voglio ringraziare la città perché mi ha dato l'onore di poter fare il sindaco di Messina. Abbiamo fatto un bel lavoro, appunto tale che questo si è trasformato in un modello politico che oggi è apprezzato in ambito regionale, e vediamo se riusciamo ad avere i sondaggi che stanno commissionando per quella che è la nostra anche valenza nazionale, considerato il progetto che sta per partire. Noi oggi saremo alle 17 a Zafferia, poi saremo alle 17.30 a San Giovannello Gescal, poi alle 18 a San Filippo Superiore, alle 18.30 a San Filippo Inferiore, alle 19 saremo a Santa Lucia, sopra Contesse, poi alle 19.30 saremo nella piazza, saremo in via Polo, piazza Lax, ex San Francesco. Chiuderemo la serata con un comizio con il nostro Federico Basile alle 19.45 a Villaggio Urrà, a Villaggio Urrà. Quindi questi sono gli appuntamenti di oggi, continuate a seguirci. E cosa dirvi altro? Mentre altri continuano su argomenti che non ci riguardano, noi continuiamo invece con gli argomenti che riguardano la campagna elettorale. Non solo, ma noi almeno facciamo le nostre iniziative alla luce del sole, facciamo manifestazioni a Piazza Duomo. Chi si pone il problema su Nupicca, su Nassai, noi non ce lo poniamo questo problema. Noi facciamo la nostra campagna elettorale. Gli altri hanno tentato di imitarci e hanno pure fatto flop, come si suol dire. Flop, 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 flop. Fatelo organizzare agli altri le cose che organizziamo noi. Se riusciranno a farle meglio di noi, noi gli facciamo l'applauso, gli diciamo bravi. Non abbiamo bisogno dei vari soggetti che, cari miei, sì, sono lì a controllare quanta gente c'è, e il drone è alto e basso. Ma perché vi preoccupate? Scusatemi, se c'è poca gente non siete felici, dovreste essere belli, sereni e tranquilli. Però i sondaggi non dicono questo. Non dicono questo. I sondaggi dicono altro. Ma i sondaggi che fate voi? Quindi io sarei curioso. Tutti questi sondaggi che ha fatto il centrodestra e il centrosinistra, ma perché non li rendono pubblici? Perché non rendono pubblici i sondaggi? Chiedeteglieli. Chiedetegli come stanno i sondaggi. Fate esibire i sondaggi a centrodestra e a centrosinistra. E cosa, sapete che cosa emerge da questi sondaggi? Che noi ci stiamo dando di Cozzu e di Cuddaro.
accettare, sia venita e te liberare. E sogno pronto per le farsi ammazzare. Se terra da muri e di pizza la noi siamo pronti alla morte e liberarti di sta mala razza. E ti suca un sangue con una mala sorte, pirita a campo. L'esercito di liberazione è pronto a partire!